in via preliminare che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la partecipazione da remoto è consentita a colleghe e colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti di Interlife Onlus. Anche a nome dei colleghi saluto e ringrazio per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori la dottoressa Giorgia Gambini, presidente di Interlife, accompagnata dal dottor Edoardo Caprino, responsabile dell'ufficio stampa e relazioni istituzionali. Ricordo che Interlife è un'organizzazione di cooperazione internazionale che opera dal 2008 in Asia e in Africa attraverso un modello di sviluppo che mette al centro la persona. Il toolkit Interlife, più nel dettaglio, è uno strumento per la start-up di microimpresa a conduzione familiare in contesti rurali o urbani caratterizzati da estrema povertà, in grado di generare reddito regolare e benessere per la famiglia che lo riceve ed in grado di avviare un circolo virtuoso all'interno delle comunità grazie al passaggio. Una volta che un beneficiario ha avviato con successo la propria attività, dona parte dei proventi ottenuti a un secondo beneficiario del villaggio che può avviare la sua e poi donare a un terzo beneficiario che farà lo stesso con un quarto e così via. Gli obiettivi principali sono raggiungere la sicurezza alimentare, ridurre denutrizione e malnutrizione, incrementare l'economia rurale aumentandone la produttività e diversificando le produzioni in funzione del mercato, favorendo così la nascita di nuovi imprenditori agricoli e riducendo il fenomeno dell'emigrazione rurale verso le città e il relativo incremento dei cosiddetti poveri urbani. Forniti questi elementi di contesto, do la parola alla dottoressa Gambini affinché possa svolgere il proprio intervento. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di questa opportunità di condivisione. Sono qui oggi per presentare la nostra esperienza e l'impatto dell'organizzazione di cui sono presidente, Interlife. Interlife infatti possiede un'expertise che sono qui per portare all'attenzione e un'expertise che può essere messa a disposizione negli interventi previsti dal Ministero per ridurre i costi associati alla migrazione, ben detto rurale e anche irregolare verso l'Europa, prevenire le morti in mare e offrire in loco un'alternativa concreta e realistica al fenomeno della migrazione cui tutti assistiamo. Condividerò in questo spazio le soluzioni di Interlife per fornire in loco un'alternativa. La nostra esperienza si focalizza sullo sviluppo e la cooperazione in Africa e in Asia. Ora io parlerò naturalmente del caso Africa, con l'obiettivo di ridurre il tasso di povertà, promuovere lo sviluppo locale, il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e ridurre la pressione migratoria in Italia e in Europa. Come noi sappiamo, la cooperazione allo sviluppo è una componente strategica della politica estera verso l'Africa e questo sempre di più. Il modello, è già stato accennato il modello che è la nostra peculiarità. È un modello innovativo, operativo, che la nostra organizzazione ha ideato, progettato e utilizza. È denominato modello Interlife nella sua declinazione metodologia toolkit. Questo modello è stato comprovato sul campo e ha già beneficiato migliaia di persone in loco. Qualche numero, 16 anni di attività, 4.684 beneficiari diretti del modello, oltre 23.000 beneficiari indiretti di questo modello, quindi contando le famiglie, e in generale oltre 100.000 beneficiari totali supportati da Interlife, di altri programmi tipici della cooperazione e quindi sicurezza alimentare, istruzione e formazione, salute, tutela ambientale. Il modello che adesso condivido nel dettaglio è uno strumento innovativo per lo start-up di imprese e microimprese, per la sicurezza alimentare e per l'avvio di attività generatrici di reddito, in grado di generare valore economico e sociale nelle comunità. Sono nello specifico programmi di formazione, attrezzature, materie prime, competenze professionali in agricoltura, allevamento, commercializzazione dei prodotti derivati e tanto altro, e supporto per l'avvio di un'attività lavorativa. Stiamo parlando di start-up
e mestieri, in grado di sostenere i beneficiari e le proprie famiglie. Il modello innovativo è unico nel panorama della cooperazione allo sviluppo. Perché? Perché il modello è autoreplicabile, giacché i beneficiari ad attività avviata finanziano nuovi start-up di lavoro, nuovi toolkit. Quindi un modello unico è un modello capace di generare effetti crescenti, duraturi e sostenibili, oltre il termine del progetto. Un altro elemento specifico e di grande interesse se parliamo di investimento è la replicabilità di questo modello e la parità a investimento iniziale. Una volta infatti avviata e stabilizzata la microimpresa o l'impresa, i beneficiari stessi contribuiscono alla creazione di un nuovo modello, un nuovo toolkit e quindi nuovo lavoro con i prodotti e le entrate derivanti dalle proprie attività a favore di un altro destinatario. In questo modo si comprende che il sistema di questo modello permette di innescare un circolo virtuoso nel quale i beneficiari destinatari sono partecipanti attivi del processo di sviluppo e non più recettori passivi. Quindi, effetto leva del modello, il costo si abbassa all'aumentare dei beneficiari e a breve vi darò un caso specifico. Il modello si replica, il lavoro si replica, il numero dei beneficiari cresce a parità di costi iniziali, quindi a parità di investimento iniziale. Inoltre il modello è versatile e può essere applicato in diversi contesti e condizioni. Com'è possibile questo? Questo è possibile perché c'è una restituzione di quanto ricevuto, ma a differenza di modelli come quelli del microcredito, che implicano un prestito di denaro e la sua restituzione con gli interessi prestabiliti, in questo caso non c'è un trasferimento di denaro a favore dei destinatari selezionati, ma direttamente studi di fattibilità e messa in opera dello start-up delle azioni, quindi fornendo formazione professionale, competenze e materie prime, tutto il supporto e il monitoraggio. I beneficiari contribuiscono alla creazione di un nuovo toolkit perché grazie ai prodotti derivati dalle proprie attività riescono a contribuire alla creazione di un nuovo pacchetto, chiamiamolo così, toolkit, a favore di un ulteriore destinatario. In questo caso noi abbiamo visto sul campo il superamento delle criticità di molti modelli di sviluppo, quali quelli del microcredito. Come sapete, lo scorso 11 aprile, ringrazio qui i presenti onorevoli, abbiamo presentato alla sala stampa della Camera dei Deputati il primo report d'impatto realizzato dalla Fondazione Ethisos, dal quale emerge che il modello di sviluppo è anche compatibile al 90% con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. I risultati registrati non rivelano esclusivamente una crescita socio-economica, ma testimoniano vere e proprie storie di riscatto. Anche il passaggio stesso dei toolkit, se ci pensate, a una seconda generazione di ciclo di destinatari, non solo permette di moltiplicare e raggiungere ad ogni ciclo di formazione un numero crescente di beneficiari, ma rappresenta la prova tangibile dell'opportunità ricevuta. C'è una grande partecipazione attiva dei nostri beneficiari. Parliamo adesso di qualche numero di impatto del modello. Quindi i risultati di Interlife utilizzando e applicando questo modello che abbiamo denominato Toolkit, previsti e misurati a livello di SROI, ispezioni anche ministeriali, valutazioni, tesi universitari e paper accademici. Alcuni risultati medi dai nostri progetti di Interlife in Africa, anche in Asia, perché noi siamo operativi anche in India. Incremento delle entrate, stiamo registrando sempre incrementi delle entrate con trend che si assesta come media sul più 108% di incremento reddituale, con picchi del 177%. Stiamo raggiungendo picchi ancora ulteriori che stiamo appunto studiando in ulteriori studi. Sicurezza alimentare, alcuni dei nostri dati garantiscono la produzione sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare familiare per un anno intero. Al solo ciclo di produttività.
quindi per ciclo di produzione. Noi abbiamo di solito due cicli di produzione all'anno. Possibilità per il 90% dei beneficiari di integrare l'alimentazione con l'acquisto di altri generi alimentari. Aumento del numero di pasti al giorno. L'84% dei nostri beneficiari passa da un solo pasto al giorno a 3 pasti al giorno. E poi c'è anche l'elemento, un altro indicatore, la scolarizzazione dell'infanzia, dei bambini. Perché il modello ha un ruolo fondamentale non solo nella lotta della povertà, ma anche nella protezione dell'infanzia, con l'aumento della scolarizzazione. Il 100% dei destinatari che applica il modello e che avvia uno start-up di lavoro può portare e manda i propri figli a scuola, quindi a seguire tutto il ciclo scolastico. Una grande coesione sociale che si sviluppa anche in virtù del passaggio dei toolkit, che avviene ripetutamente da oltre 10 anni per il 100% dei beneficiari. Una maggiore resilienza locale, questo l'abbiamo potuto testimoniare durante il Covid. Chi ha avviato un modello del genere ha potuto far fronte alla crisi. Un dinamismo imprenditoriale. Il 67% dei beneficiari dichiara di aver reinvestito le proprie reddite dopo il passaggio del toolkit, quindi al netto di quanto deve restituire. Ottimizzazione delle risorse impiegate e naturalmente sostenibilità ambientale. Vi porto all'attenzione un caso studio per avere un'altra panoramica di dati in nostro possesso e per comprendere appieno il valore che questo modello ha nei contesti di intervento. Portiamo all'attenzione un progetto in Costa d'Avorio, un progetto capofila CHAI, in cui Interlife è stato partner tecnico. Infatti noi ci presentiamo come partner operativi e partner tecnici per questa expertise specifica. Un progetto per l'avvio di 3.000 toolkit, quindi 3.000 start-up di attività di lavoro, a favore di 3.000 beneficiari diretti, in particolare giovani a rischio migrazione. Infatti il titolo era «Soluzioni alternative alla migrazione irregolare per i giovani e per i bambini in Costa d'Avorio». Un progetto di oltre 3 milioni di euro, ma di cui 650 mila euro erano quelli gestiti per il modello toolkit a favore di 3.000 persone. Ma il budget 650 mila euro a favore di 3.000 persone era in realtà a favore di 1.500 persone. Ma in virtù del processo del modello di replicazione siamo arrivati a 3.000 start-up, 3.000 beneficiari diretti, conteggiando le famiglie, a oltre 15.000 persone. Quindi diciamo con un impegno di investimento previsto di 650 mila euro per avviare 1.500 lavori a persone a rischio migrazione che in effetti sono rimaste in loco in un processo di sviluppo, a parità dello stesso investimento abbiamo raggiunto 3.000 persone, 3.000 start-up e quindi coprendo 15.000 persone come famiglie e come comunità. Il progetto inoltre ha fatto emergere un valore economico e sociale su 3 livelli. Un livello di tipo produttivo, economico, un livello su un valore di tipo di ottimizzazione delle risorse, lo vediamo tra un attimo, e un valore relativo alla replicabilità dell'impatto. Valore produzione, alcuni dati. Naturalmente si tratta di lavoro, in questo caso specifico per il progetto Case Study di cui vi sto portando all'attenzione. C'era produzione agricola e pastorale. Alcuni dati pro capite. I caprini hanno registrato tassi di crescita del più del 219%, suini 473%, conigli 469% e così via. Aumento della produzione agricola pro capite, 700 per ciclo produttivo, 700 kg di mais, ad esempio 4 tonnellate banane e 25 tonnellate manioca, con picchi di 35 tonnellate. Il valore commerciale, questo è il valore produttivo come quantità per ciclo produttivo. Il valore commerciale, da studi esterni SROI, oscilla tra i 450 mila euro e 1,5 milioni di euro per i 3.000 beneficiari. Il valore delle vendite del solo ciclo produttivo, del solo primo ciclo produttivo, è pari a 312 mila euro di entrate economiche per 3.000 persone. Stiamo parlando di una rendita per ciclo produttivo di 104 euro al netto dei consumi interni familiari.
E stiamo naturalmente parlando di persone a rischio migrazione che ricoprono il profilo del migrante, che vivono spesso al di sotto della soglia di povertà, in un contesto dove non c'è, dove c'è mancanza di competenze e possibilità e risorse. Quindi questo è veramente il fattore di cui volevamo veramente portare all'attenzione. Il cambiamento vi porta all'attenzione anche ai stadi, ma tutti i nostri progetti presentano questi trend. Valore contributivo. Questo è un secondo livello di valore, molto importante perché è stato misurato. Abbiamo infatti misurato quanto ogni beneficiario ha contribuito al suo lavoro e al proprio toolkit. Ebbene, l'abbiamo conteggiato e tra ore investite e semenze, attrezzature, ulteriore formazione messa in campo per la realizzazione appunto di nuovo toolkit per questo modello di cui parlavo, abbiamo stimato un valore di 420 euro per un totale di oltre 660.000 euro valorizzato solo per i primi 1.500 beneficiari. Vi dicevo che noi abbiamo raggiunto 3.000 beneficiari, ma questi sono i risultati della SROI condotta a livello universitario che hanno fatto al primo ciclo produttivo. Ebbene, 660.000 euro ha superato, addirittura di poco, ma ha superato l'investimento da parte del Ministero, in questo caso era un bando del Ministero dell'Interno. E poi il terzo livello di valore, la creazione di nuovi toolkit creati. C'è stato un investimento di 650.000 euro per 1.500 start-up budgetizzato, ma noi siamo arrivati a 3.000, altrimenti naturalmente sarebbe servito il doppio. Un'altra cosa importante è che questa microimprenditorialità, ma anche imprenditorialità in altri progetti, generata, trasforma i beneficiari del progetto da persone vulnerabili, senza opportunità, come vi dicevo, povere, a imprenditori, capaci di creare il proprio sostentamento e quelle delle comunità in maniera tutt'altro che assistenzialistica e in modo definitivo. E quindi questo è stato un progetto con case specifico di alternativa alla migrazione con un minimo investimento di 650.000 euro. Possiamo immaginare di un aumento dell'investimento di 10 volte, ad esempio 6 milioni e mezzo, potremmo fare avviare 15.000 imprese e nel giro di 12-18 mesi, naturalmente dipende dagli studi di fattibilità, dalla scelta dello start-up, dell'attività, possiamo arrivare a 30.000 microimprese, andando a raggiungere 150.000 persone. In questo senso noi stiamo operando e naturalmente siamo qui proprio per portare all'attenzione questa expertise specifica e la possibilità di arrivare a questi progetti. Ci sono benefici e caratteristiche del modello. È un modello di sviluppo socio-economico, crea valore economico, sociale, imprenditoriale, è adattabile a diversi contesti, è pianificato per essere autoreplicabile, autosostenibile, c'è un grande effetto leva che cresce e diminuisce progressivamente di costo, perché man mano aumentano i beneficiari naturalmente si diminuisce di costo, genera un circolo virtuoso, promuove le economie locali, porta azioni sostenibili, durature e definitive per la nostra esperienza. Le azioni auspicate per il piano Mattei come piano di sviluppo per l'Africa, con azioni sostenibili e durature, sono azioni che noi copriamo. E il nostro lavoro e questo modello e questi risultati dimostrano che è possibile. Quindi non semplici aiuti economici, come già naturalmente si intende come linea, ma strumenti concreti capaci di creare realmente opportunità di lavoro ed offrire soluzioni reali alternative. Vi citavo prima che siamo in linea con gli obiettivi di sviluppo e se volete ne parleremo. E in definitiva, dal 2008 siamo operativi, abbiamo dato vita a questo modello ed è la nostra ragione d'essere per, come dire, come posizionamento e perché operiamo. Tutti i nostri progetti utilizzano questa metodologia descritta, in tutti i casi c'è una enorme partecipazione attiva da parte dei beneficiari. Il nesso tra migrazione e cooperazione allo sviluppo è sempre più evidente e spinge verso l'adozione di programmi di sviluppo locale che puntino su formazione e creazione di lavoro, che sono appunto il cuore del nostro modello. Grazie al nostro modello abbiamo supportato ad oggi migliaia di persone
e contributo a ridurre la pressione migratoria. Naturalmente è un contributo e vogliamo naturalmente fare molto di più presentandoci appunto come partner tecnico, operativo o come supporto di esperienza. Concludo. Il nostro approccio è comprovato sul campo e dimostra che è possibile offrire un'alternativa reale alle condizioni di migrazione rurale irregolare. Naturalmente c'è tantissima migrazione anche interna, attraverso lo sviluppo e la cooperazione internazionale ed attraverso il nostro contributo con azioni efficaci, sostenibili e durature. Interlife, per tutti i punti condivisi, è in grado di supportare e gestire piani di alternativa alla migrazione e suggerire ulteriori scenari nella prevenzione dei flussi migratori, andando a lavorare sulle cause della migrazione irregolare. È in grado di implementare azioni che promuovono lo sviluppo economico, sociale e ambientale nei paesi di origine, migliorando la qualità della vita, creando condizioni di vita più stabili e sicure. I risultati di Interlife certificati non solo da SROI, ispezioni, valutazioni, ma anche appunto da questo ultimo rapporto esterno, sono una conferma della necessità di continuare a diffondere questo modello laddove ce n'è più bisogno. Siamo disponibili e pronti a collaborare con il Ministero, la Commissione e gli altri enti per contribuire a risolvere le sfide legate alla migrazione. Ringrazio la Commissione per l'attenzione e sono disponibile per qualsiasi domanda, ulteriore chiarimento o ulteriori casi specifici. Grazie. Grazie, come vedete ci ha raggiunto anche il Presidente Tremonti, poi non avevo presentato i colleghi, la collega Gardini di Fratelli d'Italia, Coin della Lega, Porta e Girelli che ben conoscete del PD. Da remoto c'è collegato l'onorevole Bidi della Lega, la presidente Boldrini del PD. Adesso apriamo alle domande, c'è già una richiesta da parte del collega Billi, prego. Oh, grazie mille Presidente, io volevo innanzitutto ringraziare... Bisogna alzare un po' l'audio, bisogna alzare un po' l'audio. Per... Ringrazio il Presidente, ringrazio anche l'ONLUS per la disponibilità e i miei più fervidi complimenti per il lavoro, per l'importante lavoro che fate, e devo dire che noto molte similitudini con il piano che noi abbiamo varato in Parlamento e alla Camera dei Deputati poco tempo fa, che abbiamo chiamato Piano Mattei. Piano Mattei che da un punto di vista tecnico e legislativo è molto breve, si tratta solo di pochi articoli, però è rivoluzionario nell'ambito e nella filosofia che c'è dietro. Praticamente attuare non più una politica, una strategia predatoria nei confronti dei paesi africani, ma attuare una politica e una strategia economico, sociale, finanziaria che sia dettata da un modo di fare, si può dire win-to-win, cioè che ne possano trarre beneficio sia i paesi come l'Italia, come i paesi europei che vanno a lavorare in Africa, nel continente africano, sia i paesi africani stessi e la popolazione africana. Da questo punto di vista devo dire noto tantissime similitudini con la vostra nuova metodologia e col vostro modo di lavorare, quindi mi chiedevo cosa ne pensate voi del Piano Mattei, come lo vedete, se sarebbe possibile anche una collaborazione futura e quali suggerimenti potete darci per cercare di venire sempre più incontro alle necessità e alle problematiche delle popolazioni locali nel continente africano per attuare veramente e in pratica questa strategia win-to-win e diminuire queste azioni predatorie, diminuire cercando di portarle chiaramente a zero, queste azioni predatorie che ormai da troppi decenni i paesi occidentali a volte attuano nel continente africano. Quindi ringrazio ancora e complimenti. Grazie, hanno chiesto adesso la parola prima l'onorevole Gardini e poi l'onorevole Boldrini. Prego. Sì, grazie.
Allora, intanto grazie per questa audizione. Io mi scuso, sono arrivata tardi ma ero collegata, quindi mentre arrivavo ero collegata, ho forse perso qualche passaggio salendo in ascensore, quindi non vorrei magari chiedere cose che proprio in quel mentre lei ha avuto modo di spiegare. Allora, intanto devo dire che io invece trovo una certa, cioè sono secondo me dei progetti molto interessanti che negli anni si sono anche, voglio dire, progetti simili. Io avevo conosciuto un progetto molto simile fatto da una fondazione etica ed economia, se ho capito bene quello che voi fate, non so se la conoscete questa fondazione, e ero andata anche a visitare in Madagascar questo progetto che poteva essere un progetto pilota simile, io credo. Per quello volevo capire che tipologia di lavoro, perché anche lì insegnavano alle persone i mestieri, non so, facevano il panettiere, l'artigiano che sapeva fare le scarpe piuttosto che utilizzare la pelle, e in proprio poi venivano anche in Italia a completare la formazione in modo da imparare bene il mestiere, insomma, dove noi siamo abbastanza, diciamo così, eccellenti, diciamo abbastanza per mitigare questo orgoglio che abbiamo, no, nella capacità nelle arti e nei mestieri che ci accompagna nei millenni oramai. Ecco, e mi ero molto entusiasmata a questa cosa, mi ero appunto poi un po' anche, come dire, dispiaciuta di non aver visto questo modello replicarsi, e una scarsità di attenzione anche forse da parte delle istituzioni che all'epoca, era tipo il 2008 così, non avevano forse capito invece le potenzialità di questo tipo di approccio, perché coinvolge persone che appunto hanno poi una forte motivazione, che è quella di far star bene la propria famiglia, di crescere i figli, di dare loro un lavoro, un futuro e di creare una comunità. Ecco, in questo senso volevo chiedervi appunto quali sono in quali paesi, perché avete parlato più di macro aree, ma in quali paesi voi trovate o avete provato, in alcuni paesi, dove avete trovato maggiore risposta, riscontro, che tipologia di persone, sono giovani, sono donne, sono che rispondono a questa tipologia di offerta che voi fate loro, e che cosa vedreste voi di utile per implementarlo come modello, in questo senso forse potendosi anche agganciare a quanto diceva il collega Billy prima, che forse potrebbe anche essere una cosa da collegarsi, no, nel più ampio, no, piano Mattei, dove in fondo quello si cerca di dare risorse, know-how e così via a questi territori potenzialmente ricchi di potenzialità, perché sono aree del mondo giovani, potenzialmente ricche, che hanno bisogno soltanto di opportunità concrete più che di, come dire, non mi viene la parola, ma insomma, che di questa solidarietà un po' pelosa, no? Che li fa, però non li fa mai diventare autonomi a camminare con le proprie gambe, no? Appunto quello di dire gli diamo la canna da pesca e non il pesce, ecco, questo mi sembra che sia poi la filosofia corretta. Ci abbiamo messo tanto tempo anche noi in Italia, no? Basta pensare al mondo della disabilità, che ancora stenta ad essere, chi ha una disabilità stenta a poter essere cittadino a tutto tondo, perché abbiamo ancora le barriere architettoniche noi, quindi, cioè, vuol dire, su questo siamo abbastanza maestri, però siamo, cioè, pieni di risorse, quindi di slanci. Comunque grazie, mi è molto piaciuta la vostra testimonianza. Grazie, onorevole Boldrini. Sì, grazie Presidente. Vorrei fare alcune specificazioni prima di entrare nel merito. Intanto vorrei dire al collega che mi ha preceduto che il piano Mattei in Parlamento forse si è distratto, non l'abbiamo ancora visto, perché noi abbiamo solo visto un decreto, quindi un provvedimento d'urgenza che chiedeva una velocissima approvazione per istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi, quindi provvedimento ordinamentale del costo di 3 milioni che era finalizzato solo a togliere dal Ministero degli Esteri la competenza di una materia che normalmente ricade su quel Ministero e trasferirla
alla presidenza del Consiglio. Faccio anche presente che è la scadenza del 30 giugno per la presentazione della relazione al Parlamento è stata completamente disattesa, non avendo il Parlamento ancora potuto averla. Quindi dire che se ne è occupato il Parlamento del Piano Mattei è una informazione falsa, falsa. A oggi il Piano Mattei è una scatola vuota che non ha una programmazione, che non ha un piano finanziario e che non ha obiettivi che sono stati in qualche modo solo annunciati verbalmente, ma non abbiamo visto nulla, nessun tipo di progetto per iscritto e quindi le Camere sono state estromesse da questa narrazione, diciamo, finora tale è. Poi per quanto riguarda quello che la dottoressa Gambini ci è venuta a dire, vabbè, io penso che questi progetti meritori debbano essere sempre inquadrati in una strategia più ampia. Parliamo quindi di una tematica che ha dei numeri portentosi, quindi ha senso riuscire a intervenire localmente nella misura in cui questi interventi fanno parte di una strategia ampia e concordata. Io vorrei solamente dire che il nesso tra migrazione e lavoro passa per molte cose, dottoressa Gambini, passa per la scuola, passa per la formazione, passa per la sanità, quindi passa per il contrasto al cambiamento climatico. Prevenire la migrazione vuol dire consentire alle persone che abitano in certe aree di poterci rimanere e dunque contrastare il cambiamento climatico, specialmente per tutto quello che riguarda il lavoro rurale, quello che riguarda gli allevamenti. Oggi in alcuni paesi africani non ci sono più le condizioni per poter vivere in alcuni territori. Quindi prevenire la migrazione, se questo è il vostro obiettivo, beh, allora penso che dovrebbe essere inquadrato in un contesto locale che richiede interventi mirati, oltre al fatto che appunto lo sviluppo dovrebbe essere l'obiettivo di azioni di questo genere, più che prevenire la migrazione. Anche gli italiani migrano, vanno a lavorare all'estero perché in Italia non trovano le condizioni ideali per lo sviluppo delle proprie competenze, delle proprie carriere. E questa è una realtà che penalizza molto il nostro paese. Noi formiamo migliaia, centinaia di migliaia di giovani che poi emigrano, quindi investiamo nella loro formazione, ma il risultato di questa formazione poi va a beneficio di altri paesi. Quindi quello che voglio dire è che l'ottica, a mio avviso, dovrebbe essere quella di dare strumenti che non prescindano però appunto da elementi fondativi dello sviluppo. Volevo fare una domanda, poi capire chi finanzia questo progetto, perché non ho capito se è il Ministero dell'Interno o il Ministero degli Esteri. Grazie. Grazie onorevole Boldrini. Prima di continuare con il giro di interventi dei colleghi, è doveroso precisare che sul Piano Mattei si è concordato ieri col Presidente Tremonti e tutti i gruppi politici presenti di avere a breve un'audizione in Commissione Esteri. È vero peraltro che c'era il termine del 30 giugno, come ha giustamente ricordato. Onorevole Coin. Sì, grazie Presidente. Vi ringrazio per questa bella possibilità di sentire una forma di tentativo di sviluppo per questo enorme continente che ritengo sia quella davvero da perseguire. La collega Boldrini prima parlava un attimo del tema migrazione che passa anche attraverso la scuola, formazione, tutte quelle tematiche che ha detto. Noi trattiamo spesso tematiche di equilibri appunto internazionali e sappiamo perfettamente che l'Africa, ritornando anche alle politiche predatorie che citava prima l'onorevole Billi, che l'Africa è comunque un continente assolutamente interessante per determinati equilibri internazionali e quindi anche di interessi internazionali stessi.
Quello che volevo chiedere io è come vedete voi, dal vostro punto di vista, l'interesse che su questo continente stanno esercitando potenze internazionali come ad esempio la Cina, che sta spostando popolazioni, sta facendo investimenti enormi, apparentemente anche con il sostegno dell'opinione pubblica, o con la presenza anche della Russia, con contingenti assolutamente importanti nel sud della Libia, anche in rapporto a quelle che sono i colpi di Stato che tutto sommato stanno avvenendo in parecchi paesi e che non stanno avendo, come all'inizio magari si poteva pensare, delle controreazioni. Cioè, la mia sensazione è che l'Africa sia un continente che sta reagendo a determinate politiche che ha subito in tutti questi anni a fronte di un nuovo paradigma e di una nuova visione di investimenti che arrivano da altre potenze internazionali, tra cui in primis la Cina. E su questo meccanismo io legherei davvero anche il meccanismo migratorio, che è vero che è creato anche dalla necessità di queste persone di trovare un sostentamento e una condizione di vita assolutamente migliore, ma che può essere spinto anche da potenze straniere. Mi fermo qui perché poi il ragionamento sarebbe molto lungo, articolato e complesso e richiederebbe molto tempo, ma un punto di vista magari anche vostro sintetico rispetto a queste dinamiche sul concetto migrazione. E comunque complimenti, perché anche se, come si diceva prima, la dinamica africana è talmente ampia, e questo è un passaggio piccolo, ma che sia replicabile e che sia davvero la strada da seguire. Grazie. Grazie a tutti, passo quindi la parola per la replica. Ah no, si è prenotato adesso l'onorevole Porta, prego allora. Cesarini. Grazie Presidente. No, brevemente volevo intanto ringraziare la Presidenza e ovviamente gli amici del progetto Interlife, perché ci hanno portato un'esperienza che personalmente non conoscevo, nonostante seguo da anni il mondo della cooperazione allo sviluppo, e mi sembra interessante. Da un lato viene ad arricchire questo mondo straordinariamente ricco, articolato e bello della nostra cooperazione, che è fatta anche di volontariato, di associazioni private che esprimono insomma questa nostra componente che in tutto il mondo, no? Per quanto mi riguarda, l'ho riscontrata spesso in America Latina, è molto più grande di quello che forse noi stessi italiani abbiamo, di cui abbiamo nozione. Mi ha molto colpito questo modello toolkit, un modello innovativo, ben presentato. Sono anche andato a spulciare un po' la pagina di Interlife, credo che sia anche spiegato bene, e mi sembra che avete colto bene quelle che poi sono le preoccupazioni di questa commissione, delle indagini che segue, cioè gli obiettivi dell'Agenda 2030 e questo incrocio immigrazione-cooperazione, che sicuramente è la sfida che noi abbiamo davanti. Da questo punto di vista è vero quello che dice la collega Boldrini, noi siamo assolutamente favorevoli non solo al piano Mattei, ma diciamo a qualsiasi iniziativa che fortemente ripropone una presenza dell'Italia nel continente africano sul versante della cooperazione. Manifestiamo e sottolineiamo alcune criticità, speriamo che il governo, anche attraverso l'iniziativa di questa commissione, si manifesti presto, perché la nostra preoccupazione appunto è che vengano spostati fondi da, tra l'altro già esistenti, no? da un capitolo all'altro del bilancio, da una entità a un'altra, ma non si faccia un investimento reale su nuove risorse. Idem per l'immigrazione, ormai mi pare che è convinzione comune sia del governo che dell'opposizione che dobbiamo superare completamente l'attuale legislazione. Io spero che da questo incrocio, considerando tra l'altro che è verissimo ed è fondamentale aiutare
a partire dal popolo africano, con risorse proprie, con iniziative proprie, ad evitare insomma la piaga dell'immigrazione, soprattutto dell'immigrazione illegale. Dall'altro lato dobbiamo essere consapevoli che il nostro paese ha una necessità di immigrazione regolare, che forse si può anche incrociare attraverso la formazione professionale, attraverso anche progetti che partono anche dal microcredito, dalle start-up che voi realizzate. Ecco, concludo con una piccola osservazione che va proprio in questa direzione. Ecco, io ho visto che i vostri progetti sono microprogetti prevalentemente, no? Il che da un lato è positivo, perché anche da un'esperienza personale, diciamo, a volte i grossi progetti delle grosse agenzie si perdono in tanti rivoli organizzativi, gestionali, e non arrivano al beneficiario. Dall'altro, la microprogettualità ha questo, diciamo, handicap di essere appunto micro, cioè di non avere un impatto di sistema. Ecco, quindi la domanda è come, in una logica di sistema, che ovviamente per quanto ci riguarda può essere la logica della cooperazione allo sviluppo italiana, voi pensate che queste vostre iniziative si possano incrociare in una logica che possa dare frutto non soltanto in quell'esperienza, ma in una logica per esempio più continentale, parlando di un grande continente come l'Africa. Grazie. Grazie onorevole Porta, adesso la parola all'onorevole Girelli. Forse non tutti lo sanno, ma è stato grazie a lui che abbiamo potuto fare questa audizione stamattina, è stato lui a portare alla nostra attenzione questo caso virtuoso, questo investimento sul futuro dell'Africa e questa sfida che davvero, e lo apprezziamo moltissimo, cerca di fare qualcosa concretamente perché si è affermato con forza non solo il diritto a emigrare, come spesso succede, ma anche quello a non emigrare dalla propria terra. Prego. Grazie Presidente, anche per la sollecitudine e la sensibilità che ha dimostrato nel organizzare e prevedere questo momento di audizione, che credo sia di particolare valore. Innanzitutto per un modello che ha due caratteristiche secondo me fondamentali: il primo, di massima concretezza nel generare delle attività molto dirette con ricadute sulle persone coinvolte; il secondo, anche del creare questo volano che di fatto attraverso un investimento si generano ulteriori investimenti che da quell'investimento iniziale appunto trovano origine. E non è una cosa da poco, perché si rende protagonisti di sviluppo le persone sulle quali si è investito, creando una cultura, generando proprio un cambiamento di passo e di affrontare le difficoltà quotidiane che queste realtà appunto vivono. Però nella concretezza, volevo un po' capire, riprendendo fra l'altro spunti che sono già emersi, con quali strumenti si può effettivamente essere utili per favorire questo tipo di progetti, perché appunto già è stato un po' indicato quale ministero se ne deve occupare, quale canale bisogna poter attivare. Credo che sia utile per i colleghi e le colleghe che vivono in questa commissione, ma più in generale per tutti i parlamentari, perché è una sfida di quelle importanti. Ci sono anche aspettative e volontà condivise, poi magari negli strumenti e si possono avere letture diverse, e avremo occasioni al di fuori, penso, delle audizioni di confrontarci nel merito. Ecco, però individuare lo strumento penso sia utile e indispensabile per tutti. Grazie davvero ancora e prego per la replica. Grazie a tutti voi per le vostre domande. Sono tante e molto importanti. Iniziamo dalla prima, Piano Mattei. Certamente noi siamo qui proprio per condividere i risultati ad oggi ottenuti. Mi riallaccio già agli ultimi interventi. Abbiamo studiato il nostro modello a livello micro, sì, per puntualizzarlo. Abbiamo fatto diversi studi di impatto, di sostenibilità. Abbiamo cooperato anche a progetti più grandi e abbiamo già trovato l'interesse della struttura di missione del Piano Mattei in occasione di un incontro dello scorso marzo proprio a Palazzo Chigi. E naturalmente sì, questo modello a nostro avviso rappresenta tutti i punti citati ad oggi per quanto
riguarda l'idea di sviluppo del Piano Mattei, stabilizzazione, prosperità, sviluppo. Quindi sì, assolutamente, noi siamo qui anche oggi proprio per questo, per poter portare questa esperienza e poter dall'inizio del tavolo di lavoro alla condivisione delle informazioni in sala stampa ad oggi, e ancora una volta a completa disposizione per supportare e inserirci nei piani con questa esperienza. Quindi sì, assolutamente in linea. Invece, rispondendo all'aspetto innovativo, ecco, nel mondo della cooperazione in effetti ci sono tantissimi esempi virtuosi di avvio del lavoro, formazione e quant'altro. Questo modello diciamo, ha una prima parte che è tipica della cooperazione, quindi sicuramente studio di fattibilità, che è assolutamente un must, focus group, insomma naturalmente interazioni con i beneficiari per comprendere esattamente il bisogno e su come noi possiamo intervenire. Avvio di un lavoro, formazione professionale, può essere in diversi modi nel mondo della cooperazione. L'aspetto innovativo che si differenzia è proprio la replicabilità, nel senso che le persone da vulnerabili, da persone che non avevano un lavoro, non avevano un reddito, non avevano diverse possibilità, come sicuramente quelle elencate dall'onorevole Boldrini, per cui assolutamente siamo in linea, ma forse non ci siamo spiegati in modo, naturalmente abbiamo avuto poco tempo, siamo assolutamente in linea. L'aspetto innovativo è la replicabilità, e quindi queste persone da una condizione, come dicevo, così vulnerabile, riescono non soltanto a produrre economia per sé, per la propria famiglia, per la comunità, ma riescono anche a mettere in posto materie prime, competenze, dipende un po' naturalmente dalla tematica di startup avviato. L'esempio più semplice naturalmente è quello di tipo agricolo, rurale o di allevamento. Noi abbiamo anche invece vere e proprie altre azioni, vere e proprie azioni commerciali. E quindi anche predisposizione di semenze, non so, capi di bestiame, disponibilità anche economica per recinti o quant'altro possa servire a un'altra persona. Naturalmente c'è un processo molto ben specifico, c'è un management che può rendere questo possibile, quindi non è dato, come dire, lasciato a sé la persona per dire sì, va bene, poi darò qualcosa, assolutamente no, sono completamente seguiti questi progetti, e c'è questo fattore innovativo della replicabilità. Quindi in questo senso si differenzia nel mondo della cooperazione internazionale rispetto ad altri progetti. Come rispondono i nostri beneficiari? Molto molto bene. Naturalmente noi partiamo se e solo se ci sono stati degli studi appunto prima, e se abbiamo nome, cognome, villaggio, firma della persona interessata. Come vi dicevo, i nostri beneficiari non sono recettori passivi, ma protagonisti attivi in questo progetto, perché non solo devono avviare l'attività e rimboccarsi le maniche in questo, perché c'è un investimento, ma anche fare in modo che un'altra persona l'avvii. E rispondono molto bene. Noi abbiamo iniziato tutto questo modello a livello asiatico, dove c'è un po' la culla del microcredito, dei gruppi di mutuo aiuto, del risparmiare per poi ridare. E abbiamo avviato il progetto in Africa nel 2017 con uno studio di fattibilità nel 2016, in cui da subito con dei focus group abbiamo avuto oltre 1000 persone che volevano far parte di questo progetto. Naturalmente bisogna far comprendere molto bene di cosa si tratta, perché comprendete bene che il processo determina anche la presa di responsabilità, come dire, anche sottoscritta dei beneficiari, che devono restituire quanto ricevuto, ma come abbiamo detto non a livello finanziario con un utile che torni al progetto o a una banca, ma proprio in, ancora una volta, beni. Il discorso è proprio passare da assistenzialismo verso lo sviluppo, in modo, nella nostra esperienza, che è di cooperazione internazionale, ben inteso, che deve inserirsi in un contesto più grande, con ulteriori obiettivi, per la nostra esperienza, in una soluzione definitiva. Quindi, naturalmente, anche per quanto prima diceva l'onorevole Boldrini, assolutamente, noi diciamo alternativa alla migrazione per dire che c'è questa possibilità.
da una situazione completamente disagiata a situazione in cui una persona è un imprenditore. Un imprenditore passa da ricevente a imprenditore e volontario a sua volta, e naturalmente è proprio in virtù anche dell'impatto di sostenibilità noi inseriamo questo modello in diciamo le tematiche che ho riassunto forse troppo brevemente prima, come sicurezza alimentare, scolarizzazione, coesione sociale, ambiente. Per noi sono punti importantissimi. Sanità. Noi abbiamo molti altri progetti di cui non sto parlando in questa occasione. Quindi quello che noi come Interlife facciamo è proprio, diciamo, noi facciamo cooperazione internazionale. Noi quello che desideriamo è dare un'opportunità di scelta ai nostri beneficiari. Parliamo infatti di immigrazione, come dire, irregolare, quindi molto spesso a volte una scelta in quel momento percepito dalla persona come l'unica possibile, invece noi diamo una scelta, un'opportunità veramente di decidere, portando sviluppo in loco, assolutamente. Quindi noi abbiamo varie, come dire, possiamo condividere ulteriori progetti in cui possiamo veramente partire da una situazione dove anche c'è un degrado ambientale, degrado a livello sanitario, scolastico, lavorativo, a una situazione che ha una fotografia completamente diversa. Sì. Sì, è proprio questo. Questi sono i punti dell'onorevole Gardini, appunto. Dunque, con quali strumenti possiamo far incanalare questo progetto? Ce ne sono tanti. Intanto un'altra domanda a cui non ho ancora risposto l'onorevole. Noi siamo finanziati da Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri come partner tecnico, invece come partner operativo da fondazioni private e da cittadini privati. Siamo in una situazione in cui per ora abbiamo mantenuto la natura del partner tecnico molto operativo e anche molto snello. E quello che noi vogliamo proporre è inserirci in piani più vasti. Possiamo anche con la nostra expertise ad oggi portare avanti proprio le azioni, abbiamo già fatto studi, siamo presenti ad oggi in Costa d'Avorio, abbiamo operato in Burkina Faso, in Kenya con dei primi casi pilota, in India, ma questo è un modello, cioè è una metodologia che si può adattare a vari contesti, quindi è un modello, è come se fosse una cornice che noi possiamo poi andare a inserire in diverse fasi. Ecco perché è così importante lo studio di fattibilità, in modo tale da non avere interventi vuoti o senza soprattutto l'apporto attivo dei beneficiari, che purtroppo succede a volte nella cooperazione internazionale allo sviluppo. E quindi ecco quello, il desiderato, l'auspicato è essere qui a disposizione. Naturalmente noi partecipiamo anche da adesso a bandi, e quindi siamo in partnership anche con organizzazioni più grandi, capofila. E abbiamo avuto appunto un primo incontro per la struttura di missione del Piano Mattei, siamo a disposizione appunto della Commissione per ulteriori dati o per capire appunto come poter inserire questa expertise che ha dato davvero dei risultati sempre in crescita. Per quanto riguarda l'interesse da grandi potenze, è vero, è sotto gli occhi di tutti, da tanti tanti anni, aggiungere anche la Turchia insieme ad altri paesi. È sicuramente un nuovo paradigma e potrebbe essere questa la sfida che sicuramente voi affrontate tutti i giorni, la sfida dell'Italia e dell'Europa in questo contesto. Sicuramente una profilazione, quello che noi possiamo fare è profilare le comunità, renderle autonome e anche in grado poi di inserirsi in ulteriori piani anche di bilaterali o multilaterali proprio a livello governativo. Questo è questo che il desiderato e l'auspicabile. Grazie. Grazie davvero. Concluderei ricordando quanto scrivete nel materiale che ci avete consegnato, ovvero che il 72% dei migranti vorrebbe tornare nella propria terra qualora ce ne fossero le condizioni. Ecco, quindi ricordiamo che il toolkit potrebbe proprio creare le condizioni.
la volontà di tutti, ed è bello vederla condivisa, di tutti i partiti politici qui rappresentati, e far sì che l'Africa possa crescere e che noi con il nostro modello di sviluppo non priviamo quel continente delle proprie energie migliori. Quindi continueremo, ne sono certo, a collaborare, cooperare, e magari in futuro, appunto, nelle audizioni sul piano Mattei potremmo tornare a incontrarci. Grazie ancora per il contributo. Grazie. Dichiaro conclusa l'audizione.